Dai, cazzo. Scusi, permesso, permesso. Mi scusi, permesso, dai cazzo. Permesso. Permesso, scusi, guardia di finanza, permesso, scusi, dai cazzo, permesso. Scusi, permesso, 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 scusi, permesso, levate dal cazzo. Ammazza, buono! Mangiano bene questi poveri, eh! Fatti guardare. Hai visto, meravigliosa? Che bel posto popo de merda che t'ho portato. Per la Madonna. Vi conoscete? Ci conosciamo? No. 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 Ma che cazzo vuoi? Scusi se mi permetto, ma che cosa ci fa un finanziere come lei qui alla mensa dei poveri? Allora, mi scusi. L'ha visto i gradi? Io sono il comandante. Io faccio le domande. Lei mangia e non rompa il cazzo. Per dire. Meravigliosa. Nel filmamento. Comunque, io sono Siro Pileri. Piacere. Signorina, Siro Pileri, piacere. No, adesso voi magari mi vedete un po' così, ma io facevo il manager, eh. Io negli anni 90 gestivo un giro di soldi per miliardi. La fresca in bocca. Importante. Poi ho perso tutto. Vede, signorina, ho perso anche i capelli, ho perso le macchine, ho perso la casa, la moglie, i bambini. Ho perso tutto. Colpa di questa maledetta crisi. Ma sapete cosa ho capito? Prima avevo tutto ma ero infelice perché in fondo non avevo niente. E adesso che non ho più niente, in fondo ho tutto. Tutto bene? Ma vaffanculo, Vile, ma che cazzo dici? Non c'è niente e stai felice, ma come cazzo fai? Un modi a me che mi mancano 300.000 euro e partite da Roma come vedi? C'ho manco un posto da andare a dormire stasera, portarci a dermi via quante stronze che si è sposato per una ragione, c'è sta pedale una stronza di coglionino, vaffanculo. Scusi, ma allora perché non viene ospite da me sotto il ponte della tangenziale ovest? No. Ma lei vive lì? A Bruto? Sì. Anche i miei genitori? Ma scusa, ma per la Madonna, ma è tutta la sera che cerchiamo un posto da andare a dormire e mo' salta fuori che c'hai i genitori che ha a casa.